Aiutare gli autistici a crescere e ad inserirsi nella società, supportare le famiglie. Dopo averlo chiesto alla regione, mamme e papà si rivolgono al ministro per le disabilità in visita a Casal di Principe ai laboratori gestiti dall'associazione La Forza del Silenzio. Nell'attesa della cancellazione della norma regionale che rischia di ridurre l'assistenza, è stato forte e dignitoso l'appello ribadito anche al ministro Stefani. Siamo partiti dal ragazzo, non guardava negli occhi un'altra persona. Questa fase adolescenziale dove i ragazzi normodotati escono, hanno le ragazzine, fanno determinate cose, lui invece ha difficoltà perché ha quest'ansia sociale e, per dirne una, l'altro giorno è uscito per la prima volta con un amico e lui è stato molto emozionato, molto felice perché si sente grande, normale, autonomo. Questo non si deve fermare, non si deve fermare perché abbiamo un altro obiettivo. A causa del vuoto legislativo che abbiamo dopo i 18 anni, mio figlio, i nostri figli, cosa faranno? Si è autistici sempre, non si può essere autistici solo fino ai 18 anni e dopo i 18 anni dichiararli malati mentali, assolutamente no. Lotteremo sempre per i nostri figli e per i diritti dei nostri figli, diritti che non devono essere negati, diritti che devono comunque far parte della vita dei nostri figli in un progetto globale, questo progetto globale che attualmente è proprio assente. Perché noi stiamo parlando di autonomia, i miei figli fino a qualche anno fa non sapevano che prima del pantalone bisognava mettere la mutandina, insomma, quindi adesso ci siamo arrivati, ma noi dobbiamo acquisire tante ancora, e se non ci si lavora non le acquisiremo, quindi abbiamo bisogno anche di sicurezza terapeutica. I nostri figli sono delle persone e quindi ci devono tutelare, li devono tutelare. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Stato e lo Stato non ci può girare la faccia. Dico, investiamo oggi sull'autismo perché l'autismo è in aumento, investiamo oggi in un progetto globale di vita che le accompagni per tutta la vita, così riusciremo ad avere dei, come diceva la signora, dei ragazzi, dei bambini che avranno delle autonomie, avranno raggiunto degli obiettivi e che non saranno un peso né per la famiglia e né per la società. Non è difficile, è complesso, ma tutti quanti insieme ce la possiamo fare. Come? Ascoltando veramente chi ha il reale bisogno. Non stiamo qua a chiedere più soldi, ma stiamo chiedendo alle istituzioni di spendere quei pochi soldi che ci sono in modo appropriato.